Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi, come lo sapete, celebriamo Sant'Antonio Abate e viviamo questa tradizionale cerimonia del fuoco, della benedizione del fuoco che accendiamo nei nostri paesi per accendere nei nostri cuori l'amore per i fratelli, l'amore per i poveri, come l'ha sempre fatto, come l'aveva fatto durante la sua vita Sant'Antonio. Ha sacrificato tutto per gli altri, ha venduto tutti i suoi beni per distribuire ai poveri e ha lasciato un pochino per la sorella che ha affidato alle vergini consacrate. Preghiamo per intercessione di Sant'Antonio affinché questo fuoco illumini il nostro paese, il nostro quartiere, ma che nasca anche nei nostri cuori per illuminare la nostra vita e i nostri rapporti fra di noi, nella nostra comunità. Preghiamo quindi insieme. Gloriosissimo Sant'Antonio, esempio luminoso di penitenza e di fortezza cristiana, ardente di zelo per la salvezza delle anime e di carità per il bene del prossimo, voi che ostineste da Dio la speciale virtù di libare l'aria, la terra, il fuoco e gli animali da ogni morbo e da ogni malefica influenza, fate che con una santa vita imitiamo le vostre eroiche virtù e che anche qua giù in terra sperimentiamo il vostro malevole patrocinio, ricevendo copiosissime le vostre benedizioni su tutto ciò che serve per la nostra alimentazione e per i nostri lavori, sui corpi e sulle anime nostre. E così sia. Sant'Antonio Abate, prega per noi. La benedizione di Dio scenda quindi su questo fuoco, su questa legna che siamo per accendere, affinché purifichi i nostri cuori, affinché dà dolcezza alla nostra vita, ma soprattutto affinché rende commestibile i nostri alimenti, che stasera condivideremo in modo fraterno. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, e con il tuo vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Buona serata e buona festa a tutti. Grazie. Dopo ritornate, ripassate.
piace niente bene. A posto.